Sono qui questa sera con l'assessore Francesca Tofari, che ringrazio. E quindi faremo questo dibattito io e Francesca con Borgonovo, ma inizierei subito con il titolo Inquisizione. Effettivamente Francesco Borgonovo è stata un'inquisizione, possiamo parlare di inquisizione? Cioè questo Green Pass è qualcosa che è stato utile oppure è stato qualcosa di obbligatorio che forse non è servito fino in fondo? A lei la parola. Il titolo di questo libro, più che al Green Pass in sé e alle singole misure sanitarie, si riferisce all'atteggiamento che c'è stato da parte non solo della politica, ma anche del mondo della comunicazione e purtroppo anche da parte dei cittadini italiani nei confronti di chi in questi mesi, in questi due anni, a dire la verità, ha dimostrato di pensarla diversamente, di non apprezzare la gestione che è stata fatta dell'emergenza sanitaria. Io non penso che il virus non esistesse, che il Covid fosse un'invenzione, tutte queste cose qua. Penso che il Green Pass sia stato uno strumento nato con uno scopo, che doveva essere quello di consentire il passaggio fra gli Stati europei, e si è trasformato in uno strumento di ricatto, in uno strumento di discriminazione e in uno strumento di oppressione di una parte della popolazione, in realtà di tutta la popolazione, ma una parte che ha rifiutato di vaccinarsi è stata particolarmente oppressa. Mi ha molto stupito, ripeto, uno, l'atteggiamento delle istituzioni, che sull'argomento è stato, come dire, perlomeno sfuggente e delle volte anche volutamente sordo di fronte a cose che era evidente che non tornassero, no? Cioè quando si faceva notare, insomma, se questo strumento è nato, nelle parole di Mario Draghi, per consentirci di stare, ad esempio qui, in sicurezza. Poi però abbiamo capito che se non facevi un tampone non eri sicuro di non essere contagiato, e poi abbiamo capito che anche se facevi il tampone alla fine era uguale, e quindi qualcosa non tornava. E però su questo non c'è stato ascolto, non ci sono state parole di rettifica o di scuse. Avrebbe potuto essere anche uno strumento utile se utilizzato in un altro verso, proprio per evitare questa follia del tracciamento asfissiante, no? Perché tu dici, vabbè, una volta che ho fatto il Green Pass posso anche fare a meno dei tamponi di continuo. Poteva essere una specie di, no, un modo per dire, vabbè, ce la caviamo, chi si vaccina e va in giro col Green Pass e lasciamo vivere le persone. In realtà noi abbiamo accorpato tutta una serie di approcci i più diversi, cioè da un lato lo zero Covid, dall'altro non facciamo il tracciamento, dall'altro obblighiamo le persone, cioè siamo riusciti a fare un modello tutto italiano che prendeva un po' il peggio di tutti gli altri, però siamo riusciti a dire, almeno il governo è riuscito a dire, che era il migliore del mondo, che tutti ce lo copiavano. E sì, ce l'hanno copiato, nel senso che l'hanno guardato e hanno visto bene di fare il contrario. Però adesso quelli che lo difendevano a tutti i costi oggi fanno tweet, vedo tweet di Bassetti ogni giorno, di cose che dicono ma basta la quarta dose, basta esagerare. Accorgersene qualche mese fa sarebbe stato meglio. Oggi non ne parliamo più di questi temi, sembra quasi un'epoca fa, no? Venire qui a parlare del Covid. Oggi il tema è un altro e dopo magari ne parleremo, c'è la guerra, no? Si parla di questo. E però non dimentichiamoci che mentre noi siamo qua appunto a dire la guerra e tutto, ci sono ancora delle persone che fino alla fine del mese non potranno salire sugli autobus, andare a lavorare, cioè questi sono i nostri vicini di casa, persone che sono parte della nostra comunità, persone che non ci abbiamo messo un secondo a discriminare, a guardare con sospetto.
Allora, l'inquisizione è questo, cioè uno dei meccanismi, in realtà questo è molto peggio dell'inquisizione, perché poi come viene raccontata dai libri di storia, l'inquisizione, almeno quelle che abbiamo avuto in Italia, quella spagnola è già diverso, è molto un po' esagerato, mettiamola così. Però uno degli strumenti, no, del tribunale inquisitorio è che ti si diceva: tu sei un adoratore di Satana, prova il contrario, cioè dimostra che non lo sei. In realtà nel diritto occidentale, adesso Andrea è un avvocato un po' più esperto di me, però normalmente sono io accusa che devo provare che tu sei colpevole, non viceversa. Invece qui ha funzionato così, e noi abbiamo fatto 70 anni a parlare di fascismo, no? A dire che il fascismo sarebbe tornato, a vedere fascisti ovunque, oddio cameriere c'è un fascista alla minestra, e poi all'improvviso un bel giorno scopriamo che tutto quello che per la sinistra era fascismo è accettabile. Cioè, lasciamo da parte il fascismo storico, perché tutta l'ossessione per i fascisti in Italia non ha nulla a che fare con il fascismo storico, o praticamente nulla. Si è deciso, per lo più in base a alcune teorie esposte da Umberto Eco nel libro Il fascismo eterno, che il fascismo fosse, che cosa? Un insieme di quattro caratteristiche, fondamentalmente, nella visione stereotipata. Un uomo solo al comando che decide, privazione della libertà, limitazione della libertà individuale, limitazione della libertà di stampa, razzismo e discriminazioni varie. Queste quattro cose, che ripeto, non sono il fascismo, sono le quattro cose che compongono il fascismo secondo, diciamo, la sinistra, no? O l'idea stereotipata di fascismo che abbiamo. Guardiamo gli ultimi due anni. Uomo solo al comando, non eletto, un po' autoritario ce l'abbiamo? Sì. Rispondete voi che io non mi voglio dire. Sì, sì. Limitazione delle libertà personali? Sì, sì. Qualche problemino con la libertà di stampa? Sì. Discriminazione? Allora, non è vero che c'è il fascismo, non è vero che il Green Pass è come la tessera dell'anonaria e queste robe qua, non c'entrano nulla, non è vero che c'è il nazismo, non è vero, sbaglia, fa una scemenza offensiva chi si mette il vestito a righe da deportato di Auschwitz, ma c'è un enorme problema con una visione del mondo che ci ha rotto le scatole per 70 anni a dirci: no, guardate che quella roba lì mai più, che schifo, quanto ci abbiamo messo? Un secondo. A guardare con sospetto il nostro vicino di casa e dire: quello lì è un untore, i tuoi figli non voglio che vengano a giocare con me o con i miei figli al parco. Noi ancora adesso, bambini che vogliono giocare a pallacanestro non possono farlo. Dei bambini a cui abbiamo impedito per anni di praticare sport, di stare in mezzo agli altri, di avere una vita normale. Queste persone la pagheranno da qui in avanti, alcuni la stanno già pagando a livello psichico, fisico, di rapporti interpersonali, altri la pagheranno dopo. A questo è servito il Green Pass, questa roba qui è stato uno strumento di oppressione vergognosa, di cui qualcuno prima o poi dovrà rendere conto. E chi ha detto che funzionava, destra, sinistra, centro, alto, basso, è responsabile. Perché tutto questo, non è che me lo sto inventando io, lo hanno scritto nel primo decreto che istituisce il Green Pass. C'è scritto che il Green Pass garantisce la sicurezza nei luoghi ed è falso. Falso. E però c'è ancora. C'è ancora. Cioè, noi abbiamo accettato per andare a comprare un paio di mutande di mostrare una tessera. Noi viviamo in un sistema che ci promette ogni giorno la massima libertà. Vivi, sii te stesso, fai quello che vuoi perché io valgo, no? Succo del capitalismo e la pubblicità di uno shampoo.
Eppure tutti con la tesserina, senza porsi il problema, dice, ma io perché devo mostrare a uno una tessera per comprare un paio di mutande? Allora, questa è la mia, diciamo, moderata e problematica opinione in merito al Green Pass. Purtroppo questo meccanismo inquisitoriale si sta riproponendo uguale, identico, per quanto riguarda il conflitto in corso, e temo che continuerà a riproporsi nella stessa maniera anche negli anni futuri, ma poi magari ne parliamo dopo. Adesso ho parlato certo anche troppo, anche grazie al fatto che io ho il microfono e voi tenete pure il microfono, faccio come il governo Draghi, esatto, decido io, esatto. E basta, parlate, ma tanto decido io. No, volevo lasciare la parola a quel discorso che appunto non è il microfono, la lascio comunque, gliela passo all'avvocato Tofari, mia collega e assessore soprattutto, che ringrazio essere qua, e lascio quindi la parola per un intervento o una domanda a lei. Poi io, assessore. Buonasera a tutti, grazie Andrea. Ma io interpreto questa serata come una serata di confronto e di riflessione, quindi forse usciremo tutti con più domande piuttosto che con più risposte. Quindi se mi posso permettere di darti del tu, grazie. Assolutamente. E partirei da questa riflessione, direi forse in questi 2 anni abbiamo fatto una grande riscoperta, e quella riscoperta della libertà. Forse abbiamo ricominciato a usare questo termine. Ci eravamo un po' anestetizzati, assuefatti da una finta libertà probabilmente, e nel momento in cui effettivamente c'è stata condizionata, l'abbiamo fatta rinascere, l'abbiamo proprio risentita. La domanda è: ma la libertà che è garantita dalla nostra Costituzione può e fino a che punto essere condizionata? Cioè esiste una libertà condizionata a parte al diritto penale che conosciamo? Però anche lì la libertà condizionata è indice di forti limiti alla stessa libertà, non è più una libertà, perché uno che è in libertà condizionata non è un uomo libero, corretto Andrea? Certo. Allora, possiamo oggi nel 2022 pensare di essere veramente delle persone, degli uomini liberi? Premetto che qualunque cosa vi dica me ne assumo la responsabilità, che non ricada sul povero Andrea e l'assessore, poi dopo già insomma è difficile di questi tempi. Abbiamo già le nostre, no? Qual è il punto? Allora, noi, questa la nostra intera civiltà, che non è più una civiltà ma è un disfacimento, si basa su un'idea molto sbagliata, che la libertà sia fondamentalmente l'assenza di impedimento. Cioè la libertà è come la casa delle libertà di Guzzanti, no? La libertà è di fare il cazzo che pare. Non è così. La libertà, da che l'Occidente esiste, da che l'uomo esiste, è di natura condizionata. È condizionata dai rapporti con gli altri. Noi siamo prima di tutto animali sociali. Se non stiamo, possiamo anche essere liberi senza impedimenti, ma poi se non siamo dentro la comunità normalmente siamo soli, moriamo, no? Individui assoluti, cioè sciolti da ogni legame, moriamo. Tutto il sistema neoliberista, neoliberale della modernità si basa sull'idea, su un'unica idea, che è l'individuo, cioè un atomo che da solo può fare quello che vuole, deve poter fare quello che vuole. Tutti i messaggi che arrivano, lo dicevo prima citando non a caso una pubblicità, perché io ho tutti i diritti e normalmente nessun dovere, questa è l'idea, no? Quindi la nostra libertà è condizionata all'esistenza degli altri, noi abbiamo dei doveri
nei confronti della comunità. E quindi noi siamo liberi se stiamo dentro la comunità e se utilizziamo la libertà che ci è concessa per fare qualcosa, con uno scopo, no? Utilizzo le mie energie, le mie forze con un obiettivo che spesso può essere anche quello comune, no? Un'intera nazione può marciare insieme per un unico scopo. Tutto questo per dire che ci basiamo su un presupposto sbagliato, e questo discorso che è stato molto usato in questi mesi, no? Per dire, ma pretendete, no, la libertà egoistica, si leggeva sui giornali, volete fare quello che vi pare? No. Che il Green Pass o il vaccino come atto di amore, ha detto qualcuno, mi pare fosse un papa, nei confronti degli altri, che sia un dovere verso la comunità, beh, secondo me è falso. Perché è falso? Perché il vaccino è un atto di protezione individuale. Tant'è che sono io a stabilire se farlo o non farlo. Non c'era l'obbligo vaccinale. Se non è un atto di protezione individuale, perlomeno, come dire, a logica mi dovresti obbligare. Ma poi non è stato utilizzato così come il Green Pass per proteggere la comunità. È stato utilizzato in particolare il Green Pass non come gesto comunitario di altruismo nei confronti degli altri, ma al contrario, proteggi te stesso a costo di discriminare quell'altro. Quell'altro veniva escluso perché io potessi essere sicuro. Poi ci è stato raccontato come se fosse, fai un gesto di altruismo. Intendiamoci, io non sono qua per fare propaganda contro i vaccini, non me ne frega niente. Non vengo a dire vaccinatevi, non mi sogno di dirvi non vaccinatevi, non penso che nel vaccino, così togliamo via tutte le cose, ci siano microchip, cioè, sono tutte scemenze. Ho mille argomenti di contrarietà al Green Pass, il vaccino, non essendo un medico, non parlo. Parlo di qualcosa che è politico e su cui ho il diritto e il dovere in quanto cittadino di esprimermi. Ok? Quindi, medici parleranno della composizione del vaccino, io come cittadino ho il diritto di dire la mia sul sistema politico e sulle norme politiche che sono state scelte, non sono applicate in questi mesi. Quindi secondo me l'argomento della comunità e del dono, in qualche maniera io rinuncio un po' della mia libertà per gli altri, è un argomento che era una copertura per fare il contrario. Poi è vero che non si può agire irresponsabilmente in una comunità, ma noi abbiamo abusato della buona fede dei cittadini con il distanziamento sociale, con, tra l'altro già distanziamento sociale è una formula abbastanza inquietante, e la libertà non l'abbiamo, anche quella, come dire, libertà strana, complicata che avevamo prima, non l'abbiamo ripresa. E noi non siamo al punto di partenza, siamo nella nuova libertà, in un nuovo ordine sociale. È stato sdoganato un sistema che non ha precedenti nella storia occidentale recente, un sistema di controllo che così fatto non si è mai verificato da nessuna parte. L'abbiamo accettato, anche perché ci siamo stati costretti, ma anche perché siamo stati a lungo preparati mentalmente a piegarci a queste cose senza riflettere, lo abbiamo fatto per paura, non ha funzionato perché non ha fermato la pandemia, non ha fermato, uno mi può dire, l'ha fermata il vaccino, ne possiamo discutere, ma ha un senso. L'ha fermata il Green Pass? No. Non è... Io credo nella scienza, quindi quella è scienza, non l'ha affermato il Green Pass, ce lo dice qualunque dato. L'andamento della pandemia è indipendente dall'esistenza del Green Pass. Persino l'andamento delle vaccinazioni è indipendente, perché le persone che non volevano vaccinarsi
salvo una piccolissima parte nei primi giorni intorno all'introduzione, non si sono vaccinate, anzi, ne hanno fatto una questione di principio. E allora, per arrivare alla libertà, è vero che si scopre quando la perdi, e però non l'abbiamo più riacquistata, a tutt'oggi. Anzi, abbiamo introdotto un sistema di ricatto pericolosissimo che viene applicato di nuovo in questi giorni e che funziona così. Qui c'è la prospettiva della catastrofe, il male assoluto, i morti, la chiusura totale, tutto il peggio. Vuoi sottoporti a questa misura restrittiva, intollerabile, ingiusta, o vuoi la catastrofe? E tu cosa dici? Mi sottoporrò alla norma restrittiva, intollerabile, ingiusta. Poi però la catastrofe che ti era stata promessa in realtà è un'altra, esattamente la norma a cui tu non volevi sottoporti. Volete la guerra, che Putin venga qui a portarvi la guerra in casa, o volete rinunciare al gas russo? Volete che Satana regni sulla terra, o volete rinunciare al gas russo e abbassare di un grado la temperatura? Vabbè, abbasseremo di un grado la temperatura. Abbassiamo di un grado la temperatura, smettiamo di comprare il gas russo, ci schieriamo tutti insieme bellamente contro Putin, mobilitiamo la NATO e abbiamo Satana in casa, perché scoppia la terza guerra mondiale, che noi abbiamo scientemente perseguito nella, credendo di evitarla. Vuoi essere rinchiuso o avere il Green Pass? Prendo il Green Pass, bene, infatti adesso ti rinchiudiamo, adesso ce l'hai, con il Green Pass che tu hai preso per non essere rinchiuso. E questo è il metodo. E guardate che spaventoso. E io temo che non sarà l'ultima di queste cose, ma sarà la prima di una lunga serie, perché ormai è passato questo. Una volta che avete rinunciato a uscire di casa, andare a messa, a far giocare i vostri bambini, a lavorare, ad andare al ristorante, ad andare a prendere il caffè al bar, potete rinunciare a tutto. Quindi che problema c'è? Sì, quello che è successo, diciamo, negli ultimi anni è che non si è più creato un dibattito, nel senso che ci sono delle posizioni unilaterali su alcune tematiche, per esempio il Green Pass, uno può essere a favore, può essere contro, ma nel momento in cui uno è contro viene subito ghettizzato. Ed è un po' lo stesso discorso del conflitto che c'è ancora tra Ucraina e Russia. Nel momento in cui uno semplicemente, guardate quello che è successo con Toni Capuozzo, si permette di dire quella parola in più, nemmeno dice che è filo Putin o che è filo russo, ma semplicemente dice forse quei fatti non sono avvenuti esattamente come la raccontate, e immediatamente scatta appunto l'inquisizione. È corretto questo ragionamento per te, Francesco? Secondo me sì, il punto è esattamente questo, che l'inquisizione come strumento, diciamo, come macchina giuridica funziona. Molto semplificando, su una base morale, cioè l'inquisitore è il rappresentante del bene, no? Tu sei l'adoratore del demonio, non siamo sullo stesso piano, non siamo due cittadini, io un giudice e un indagato, no? Che si devono, non siamo due persone che la pensano diversamente, tre. Suppongo che ci abbiamo anche opinioni diverse, ci confrontiamo, siamo tutti allo stesso piano. Ma se io ti dico, cosa che oggi era su tutti i giornali, se voi prendete La Stampa, Repubblica, Il Foglio, Il Corriere della Sera, mi pare anche, su tutte le pagine, le prime pagine dei giornali oggi, riferita a chi? A giornalisti che hanno espresso dei dubbi, perché il giornalista questo fa il mestiere, no?
gli viene presentata una verità ufficiale e lui si chiede: ma è vera? Cioè, a sinistra ci hanno costruito mitologie su questa cosa, no? Altrimenti avremmo dovuto prendere tutte le veline da sempre e fermarci lì. No, se tu oggi dici: ma però questa roba non mi torna, negazionista, uguale che con il virus. Il negazionista, cose che ovviamente immediatamente richiamano l'olocausto, così come posizione puntore, no? Sei un... cioè, non è ammessa la posizione discordante, perché tu non sei uno che la pensa diversamente da me, con cui posso dialogare, tu sei uno che è pericoloso, sei uno che è moralmente deplorevole, sei un negazionista, come il peggiore essere in assoluto del mondo, cioè quello che nega l'olocausto. E allora tu sei moralmente inferiore, per cui non hai diritto a parlare sul mio stesso piano. Devi tacere. È un meccanismo molto sottile che parte, il meccanismo è sempre uguale. Noi come società abbiamo identificato il male assoluto nel nazismo. Il nazismo è il male assoluto, Hitler è il male assoluto, ok? Allora, tutto ciò che la nostra società vuole condannare lo paragona a Hitler. Lo riduce a Hitler. Putin è Hitler, ok? Salvini è Hitler, o come Hitler, è nazista. La Meloni è nazista, quell'altro è nazista, e via dicendo. Sono il male assoluto. Quindi chi sta con loro, no? O chi non assume le posizioni di chi considera Hitler uguale a Putin, è un negazionista, cioè un essere inferiore, schifoso, brutto, che fa una cosa orrenda, perché si permette di non aderire all'opinione ufficiale precostituita. Questa roba qua è veramente terribile, perché fa perdere un pezzo. Cioè, quando tu scegli che a priori che c'è una tesi che va bene e tutto il resto no, che c'è un buono e un cattivo, che c'è un carnefice e una vittima, vuol dire che tu a una parte togli la voce. Invece, se questo sistema, visto che noi siamo tanto fieri della nostra democrazia, la democrazia funziona che ci sono opinioni diverse, c'è un dibattito pubblico, le opinioni diverse si confrontano e la maggioranza delle persone si fa un'idea, poi vota di conseguenza. Così funziona a grandi linee. Qua funziona che c'è un'unica opinione concessa, che chi non ce l'ha è trattato da coglione, che il dibattito è senso unico, poi comunque tanto non si vota, quindi decidiamo noi qua. E allora c'è qualcosa che non torna. Cioè, non è possibile che Toni Capuozzo, che è un uomo che viene da sinistra, si è visto 300.000 guerre nella sua vita, fa l'inviato, è uno dei giornalisti italiani più stimati, o Urbi e Torbi, dice: ma con tutto il rispetto, questo a me non torna. Oggi gli tolgono un premio. Commento come vero. Adesso ci deve stare dietro. E Toni che ha chiamato. L'abbiamo evocato questa cosa. Quello, insomma, o ti proibiscono di andare a manifestare in una città, o ti sparano con gli idranti. Perché? Anche quelle, insomma, sono due o tre cosine che forse dovremmo ricordarci, anche quelle lì, Cioè, non sono proprio con tutto che, insomma, noi siamo lì, stiamo andando a fare, vogliamo fare la guerra per difendere, che è diventata non un conflitto territoriale, ma una guerra dell'Occidente democratico contro il tiranno Putin, in nome della democrazia. Perché combattiamo Putin? Perché Putin non fa fare le gay pride. Putin, se tu vai a manifestare in strada, ti incarcerano. Qui se vai a fare le gay pride no, però se vai a manifestare contro il Green Pass, ma poi là non c'è la stampa libera. Ah, no, dice sì, là ha ragione, là, perché ti intimidiscono, qua lo fanno volentieri, si accodano senza bisogno che nessuno dica niente.
Ora, io non voglio importare qui il modello russo, non me ne frega niente. Non voglio il modello russo, non voglio il modello cinese, vorrei un modello italiano nostro, che secondo me non è quello che noi abbiamo avuto negli ultimi 2 anni, non è quella cosa lì. Potremmo molto dire anche sugli anni precedenti, ma negli ultimi 2 in particolare ci sono delle cose che non mi tornano. Se lo dico, sono un perfido putiniano, novax, fascista, razzista. Guardate che così, poi adesso qualcuno l'ha scoperto, e chiudo, anche a sinistra. Qualcuno adesso dice, ah, non mi fanno parlare, mi censurano. Benvenuti. Benvenuti. Adesso vi rendete conto di cosa una parte politica in questo paese prova da 70 anni. Questa roba qui. Tra l'altro alcuni di quelli che adesso non possono parlare vengono insultati, tipo professoressa De Cesare, che va tutta la mia solidarietà per i trattamenti che riceve in alcune trasmissioni, è una di quelle che scriveva che i sovranisti sono razzisti, fascisti, schifosi e tutti questo, no? E così come altri, no? Negli anni che hanno detto che schifo di qua e di là, fascismo ovunque, e adesso tutti a leggere a Gamben, tanto nessuno ci capisce un cazzo lo stesso, prima del gruppo quello che scrivono a Gamben e Cacciari, che sono due grandi intellettuali, ma come dire, un po' complicati. Grazie. E sembra che questo processo di perdita della libertà o delle libertà sia oramai quasi un processo irreversibile, nel senso che progressivamente abbiamo perso sempre più pezzi delle nostre facoltà o libertà di scelta. Questo probabilmente è determinato dal fatto che inconsapevolmente, o come detto prima, anestetizzati da un periodo molto pacifico della nostra vita, credo che siamo tra le prime generazioni a non aver dovuto combattere nulla per avere qualche cosa, ci siamo sempre trovati più o meno tutto a disposizione, siamo diventati un po' da parte del sistema a mezzi per il sistema, abbiamo cambiato la nostra funzione, non siamo più parte ma siamo un mezzo per. Allora, in questa situazione così avanzata, e lo dico con coscienza, senza avere anche tanta voglia di combattere, perché per chi mi conosce da tanto, sono tra le persone più liberali e pacifiche anche, pur perseguendo i miei ideali, vero? Ma non vado mai a sopraffare. Però questo tipo di sistema ormai è diffuso, non solo per il Green Pass, ma è diffuso nella politica. Non si vota più, non si decide più assieme, ma non solo a Roma. Anche nei nostri sistemi e nei nostri riferimenti politici più vicini è diventata una prassi. Sei un mezzo, non sei più parte. È veramente irreversibile questo sistema o avremo la possibilità di poterne uscire, di tornare ad esserne parte e non un mezzo? Io non sono un liberale e penso che il sistema dove siamo adesso, come una volta c'era, no, il socialismo, poi si dice il socialismo reale. Io credo che quello che noi stiamo vivendo è il liberalismo reale, cioè le ideologie sono, sì, sono una bella cosa sulla carta, poi però conta ciò che sono nella pratica. Allora, il liberalismo è una bella cosa sulla carta, forse, e questo è quello che è nella realtà. È un sistema che più avanza, più toglie democrazia, più toglie partecipazione, più svuota i cittadini, più distrugge i valori, e quando tu togli i valori, che sono valori verticali all'interno di una civiltà, sono quelli che hanno fatto l'Europa,
non nasce con la democrazia. L'Europa nasce con l'impero. Cioè, possiamo anche parlare di tutto quello che vogliamo le radici europee, ma se esiste un'Europa è un impero sacro e romano. Questo è la nascita dell'Europa. L'Europa di oggi manco riconosce le radici sacre di questa nascita e non riconosce che ciò che caratterizza, che cosa che caratterizza l'unità europea, che cosa che abbiamo in comune noi con i francesi, con i tedeschi, con gli spagnoli, con tutti questi diamine di popolazione sul continente, una cosa, cristianesimo, declinato in vari modi, però questo è quello che ne consente. Ora, se tu togli tutti questi ideali, tutte queste le radici e i valori che sono la base dell'Europa e della civiltà, poi ottieni un mondo dove non c'è una regola, che è quello che noi abbiamo. È il discorso della libertà di prima, cioè fai quello che ti pare, questa è l'unica regola, no? Alla fine ha vinto io amo molto metterla, magari qualcuno mi prende per matto, ma tanto ormai ne ho già dette tante stasera che posso dire che questa e tutto ciò è un versante esoterico. C'era uno dei più famosi maghi dei decenni passati che si chiamava Aleister Crowley, che diceva: c'è una legge, do what you will, fa quello che vuoi, fa quello che desideri. Questa è la legge del nostro mondo, fa quello che desideri. Quando ti dicono, se voi avete dei figli, nipoti, amichetti, bambini, guardate una serie Netflix per ragazzini, il messaggio sempre è: sii te stesso. Noi vediamo, tra le nostre radici, c'è una scritta sul tempio che dice: conosci te stesso, che vuol dire che per sapere chi sei devi scendere dentro profondità della terra, sottoporti a un rito complicatissimo, affrontare mille difficoltà, poi risalire e scoprire qual è la tua vera, chi sei davvero, no? Fare tutto un percorso veramente misterico, risalire e scoprire chi sei davvero. Sul tempio di Apollo a Delfi, conosci te stesso, vuol dire che la conoscenza di se stessi è un percorso complicatissimo che Jung chiamava individuazione, e quindi che un ragazzino di 11, 12, 13 anni sappia chi è, per me è un po' dubbio, no? Quindi cosa vuol dire sii te stesso? Vuol dire segui il tuo impulso del momento, il tuo desiderio, fai quello che ti viene in testa, do what you will, fai quello che desideri. Il desiderio è la legge del nostro mondo, incontrollato, privo di qualunque cosa. Quindi non può che finire così, non può che finire con una società di individui singoli messi gli uni contro gli altri all'interno di un mercato che ci viene fatto credere che esiste in natura, ma nella natura non esiste. Siamo tutti gli uni contro gli altri e infatti alla prima occasione ci discriminiamo, ci dividiamo, ci riuniamo, perché poi è un peso anche oggi, attenzione, e noi siamo individui, ma siamo talmente da soli in questa cosa, ci mancano talmente tanto i punti di riferimento, i valori verticali, che tante volte abbiamo paura, facciamo fatica quotidianamente, uno si trova sperduto. Cioè fondamentalmente un uomo del Medioevo che aveva una vita di fatiche fisiche bestiali, però sapeva di stare dentro un ordine. Chi ha costruito questo? Infatti costruivano della roba così, questo è successivo, suppongo, ma 1500. Esatto, però insomma, chi è? Già lì comincia il male, perché comincia il rinascimento. Ma una civiltà che costruisce questa roba per durare in eterno è una civiltà, è un uomo che ha il suo posto in un ordine verticale nel tempo, nel mondo, che fa queste mura qui, non fa un cubicolo grande così con un posto alto, e quindi ha delle certezze. Non si sta tutto il giorno a domandare
dove sono, sa che è dentro un ordine. Noi no. E quindi da questa paura, da questo smarrimento, deriva poi il fatto che il singolo individuo delle volte si mette nel branco, perché è più facile, nella folla, è il gruppo su Twitter che assalta. Guardate che è aumentata questa roba qui, e tutti si dicono: ma perché aumenta il bullismo, aumentano queste cose? Per questo motivo qua. Non perché c'è la violenza maschile, l'educazione maschile, la mascolinità tossica, perché c'è un vuoto totale in cui il singolo ha paura e si deve unire in branchi senza cervello, che non sono una comunità ma una folla. E la folla cosa fa? Lincia, grida, libera Barabba e ammazza Gesù. È quello che succede ogni giorno. E infatti adesso tutti andiamo a linciare il filo russo, oppure andiamo a dire che untori a quelli che non hanno fatto il vaccino, oppure non lo so, tutte queste robe qua. Ma questo è il sistema. Prima ha usato una parola giustissima, anestetizzati. Tutto questo è stato possibile perché noi siamo anestetizzati. Infatti, volevo dirti, abbiamo un po' assecondato questo desiderio, non è vero? Io penso che ne siamo totalmente, diciamo così, attratti e lo assecondiamo. Ne siamo responsabili. Io penso che ne siamo responsabili. Václav Havel, che era un dissidente piuttosto noto, non è che fossi d'accordo con tutto quello che diceva, ma diceva una cosa bellissima. Aveva coniato la categoria dell'autototalitarismo e diceva: non esistono i carnefici e le vittime nel nostro sistema oppressivo socialista. Esiste una gradazione, uno spettro che va dalla vittima al carnefice, e ciascuno di noi si colloca in questo spettro. E noi abbiamo partecipato a questa roba. Abbiamo partecipato noi giornalisti scrivendo, spesso rifiutando di porci dei problemi, ci metto anche io, non solo adesso, in passato. Partecipano i singoli cittadini che dicono: vabbè, ma chi me lo fa fare di mettermi, di rompermi le balle per il mio vicino? L'hanno fatto i ristoratori, che scendevano in piazza e si sono presi dei negazionisti, e dopo 3 mesi inveivano contro quelli che andavano a manifestare contro il Green Pass. A Milano è andata così. Ma uguale. Poi adesso quelli che fra 6 mesi, magari quelli che hanno manifestato contro il Green Pass, andranno a tirare i sassi contro quello che sostiene Putin, non lo so. Ma hanno partecipato i politici, hanno partecipato tutti i singoli che, presi dalla paura, si rifiutano. Io stavo a Milano, potevo uscire di casa privilegiato perché ero giornalista, quindi potevo girare. Uscivo di casa per andare in ufficio, vedevo uno là in fondo con 4 mascherine fatte in casa, perché ancora non c'erano, perché le avevamo regalate tutte ai cinesi. E io un giorno ho pagato una mascherina 40 euro. Ci terrei a ringraziare personalmente la categoria dei farmacisti che hanno rischiato di finire sul lastrico questi mesi. C'è un farmacista a Milano che mi ha venduto una mascherina, ce l'ho ancora a casa, una mascherina, giuro, una mascherina fatta con la gomma piuma, che era la stessa gomma piuma che io avevo in un cuscino, che quando andavo all'asilo, sapete i cuscini quelli dei bambini piccoli con i buchi dentro, alto così, no? Che così non ti si buca la fontanella. Quelli lì, hanno preso uno di quelli lì, ma hanno fatto una mascherina così, che arrivava qua con un legaccio dentro a una cosa tipo le cuffiette, quelle del fornaio, infilata dentro, 40 euro. Non so se è più cretino quello che l'ha fatto o quello che l'ha comprata, suppongo quello che l'ha comprata. La tengo lì come un cimelio, così se ai miei discendenti: guardate quanto era cretino il vostro progenitore, no? Dice: papà, ma cosa usavano i nostri antenati, cosa usavano fare? E io giravo con questa cosa, non andando in bicicletta, però se andavo a piedi sì, perché pareva che vedevi uno là in fondo che piuttosto si buttava sotto una macchina di passarti vicino. Adesso fa ridere, era drammatico. Vedi nel supermercato gente che metteva nel carrello 12 casse d'acqua. Cazzo, ma l'unica cosa che c'è gratis dentro casa è l'acqua. Cosa compri le bottiglie d'acqua? Compra della farina, lo capisco, ma l'acqua non c'era, lievito. Ho
ho fatto colazione con la torta fatta con la polenta, un grado di abbruttimento che neanche da studente quando facevi la pasta con i wurstel crudi. No, adesso esagero, però con la maschera di io, per non sentire l'odore di questa roba di torta di polenta, il cugino dice non mi prendi col ma muori. Hai vissuto un bel periodo anche tu. Ho vissuto una bellissima cosa del lockdown, infatti la sto scontando adesso andando a ritorno. E quindi noi ne abbiamo partecipato questa roba qua, e come continuiamo l'idea che nessuno, io ci divento matto, l'idea che ci sia gente che alla fine dice ma sai che me ne frega, tanto famo se sto vaccino e non pensiamo più, che accetti che ci siano un milione e non so quante persone che non possono salire sul bus, i cani possono salire sul bus. Solo accompagnati. Come? Solo accompagnati. No, mio cane va da solo, paga il biglietto. Mi do anche 10 euro per farsi per me. No, non è vero, sto scherzando. Però cioè, ormai ne rido perché la dico talmente tante volte sta cosa che non ci credo neanche io. Nell'Alabama degli anni 50 i neri potevano salire sull'autobus, stavano dietro. Dice, ah ma stai esagerando. Beh, io ho visto persone che hanno perso il lavoro. E la risposta era, basta che ti vaccini. Ma come, la stessa società che dice che io ho diritto di disporre del mio corpo se mi voglio ammazzare, o se voglio abortire, o se voglio drogarmi, o se voglio fare le orgie, o se voglio fare qualunque cosa voglia, ma non quando. Quando il potere decide che è il momento di stringere. E allora, per concludere il discorso sulla libertà, che è quello fondamentale, la libertà non me la dà né lo Stato, né il governo, né la Costituzione. La libertà io la posseggo quando nasco e la possediamo tutti uguali, perché ci viene donata da qualcosa che sta, da un ordine superiore. Semmai è il contrario, sono io che con la mia libertà legittimo il governo e il potere, perché il governo, se ha un'autorità, è perché noi liberi cittadini lo abbiamo votato. Quindi il governo non può darmi la libertà, l'unica cosa che può fare è togliermela e limitarmela. Quindi quando dice vi ridò la libertà, no, mi stai limitando la mia libertà. Questo è quello che accade. Abbiamo contribuito, abbiamo accettato, abbiamo perso 1 miliardo di libertà. Solo con questo perdiamo quotidianamente la libertà di avere un momento di silenzio, di staccare dal lavoro. Pensiamo di avere garantita la libertà di movimento, sì, è vero, ma che cosa ci ha chiesto in cambio questa roba qui? Perdiamo quotidianamente libertà, ci sottoponiamo, lo vogliamo, sistema di sorveglianza, ci sottoponiamo noi, andiamo su Facebook, andiamo su tutti i social pensando che siano gratis, abbiamo smesso di leggere i giornali, abbiamo smesso di leggere i libri, abbiamo smesso di fare esercizio fisico che non fosse per essere belli e come Abbondio, e che maestra di bellezza, quando io ti guardo, scusa, sono naturale, insomma, tu sei così. Guarda che stasera è con la moglie che è gelosa, quindi è con la moglie che è gelosa, quindi non fai troppi complimenti. Anche la moglie è bellissima. Sì, sono pari. Voglio bella su sale. Ah, ma dopo i complimenti ci li scambiamo via messaggio come so. Però noi accettiamo regolarmente questa cosa qui, accettiamo vigliacamente. Prima Andrea mi ha presentato un ragazzo che non so se c'è ancora, che se c'è in giro, che ha rischiato la pelle per aiutare la ragazza in difficoltà. Cioè, sì, infatti no. Chiedo, guarda, facciamo un applauso. Michele, okay. Stavo appunto riflettendo su quanto detto da Francesco, il fatto di quelle che sono le scelte coraggiose, e Michele ha fatto una scelta coraggiosa rischiando la vita per aiutare una ragazza in difficoltà, ed è stato appunto ancora il segno del suo coraggio in faccia, e merita tutto il nostro applauso e la nostra stima di nuovo. Grazie.